Buongiorno a tutti, mi sentite? Bene, vi ringrazio per essere qui, per aver scelto io ci sono una bella giornata, una bella mattinata di sole. Prima di cominciare la nostra presentazione, giusto due parole per dire cosa io ci sto a chi non la conosce. Beh, in poche parole non è facile, comunque ci provo, perché io ci sto a una libreria retta dalla buona volontà, dall'impegno di tutti i volontari di un libraio professionista, il grande Alberto Della Sala, ma è anche molto di più, perché da un po' di anni noi siamo un'associazione di promozione sociale e quindi abbiamo cercato di fare rete con le altre realtà del territorio e con le istituzioni per diffondere la cultura e per stimolare la sensibilità alla promozione della lettura per tutte le età, da 0 a 99 anni. È per questo che abbiamo realizzato tanti progetti. Vi parlo solo di alcuni che sono quelli a cui tengo molto, perché ce ne sono tantissimi. Innanzitutto i progetti con le scuole. Da anni noi partecipiamo a Io Leggo Perché, e quindi ci rivolgiamo non soltanto agli studenti, ma anche ai loro genitori, perché per alcuni anni abbiamo collaborato. Alcune socie sono state collaboratrici del progetto Core rivolto proprio ai genitori, quindi all'educazione, alla lettura per i genitori nelle scuole delle zone più disagiate. Abbiamo anche raccolto dei fondi per dare ai migranti delle opportunità per conseguire i titoli di studio, quindi borse di studio che hanno permesso loro addirittura di iscriversi all'università. In libreria abbiamo uno scaffale con i libri nelle varie lingue dei migranti e abbiamo anche i libri in braille. E a proposito di questo, uno degli ultimi progetti è proprio quello che lega Io ci sto a Univoc, in quanto alcuni soci della libreria prestano la loro voce per letture ad alta voce per gli ipovedenti e i non vedenti. Mi fermo qui perché ci sarebbe tanto da dire. L'ultima cosa è che è importante sostenere Io ci sto. Come lo possiamo fare? Innanzitutto associandoci, c'è una quota annuale veramente irrisoria, comprando i libri qui da noi, perché siamo sempre aperti e li consegniamo anche a casa, perché abbiamo la consegna a domicilio che abbiamo attivato soprattutto nel periodo del lockdown. Ma soprattutto vi chiediamo di portarci le vostre idee e il vostro tempo se lo avete, perché in questo momento noi siamo anche sotto al rinnovo del consiglio direttivo, ci saranno le elezioni e quindi chiediamo la partecipazione di tutti, anche ai gruppi di lavoro che sono già formati e che si stanno riorganizzando, quindi veramente aspettiamo il contributo di tutti. Bene, ora entriamo nel vivo della nostra giornata, perché io sono molto emozionata perché è la nostra prima presentazione in diretta dal vivo della rubrica La Musa del Mese, di cui Gloria Avvocatura è una delle anime. E anche Cinzia. Questa per me non è una presentazione normale, perché io credo che qui ci troviamo di fronte un po' a un dialogo tra vari arti, perché il nostro ospite graditissimo è Giuseppe Vetromile, di cui scopriremo veramente il grande talento e tutte le cose che fa, e lo faremo attraverso questo libro, Proprietà dell'attesa. Ma dialogo delle arti perché? Perché anche Gloria, che è qui con me, è una scrittrice pluripremiata di poesie. E accanto a lei Melania Mollo, un'attrice che con talento e sensibilità interpreterà alcune delle poesie di Pino, e Andrea Sensale, chitarrista, che appunto sottolineerà queste emozioni, Andrea Sensale, che è didatta e concertista. Bene, grazie, grazie Pino, grazie a tutti. E... la parola a Gloria. Grazie Cinzia e benvenuti alla nostra Musa del Mese, la prima all'aperto, la prima in presenza. E sono veramente molto molto contenta di avere con me, accanto a me oggi alla Musa del Mese di maggio, l'amico poeta Giuseppe Vetromile. Pino Vetromile per me è prima di tutto, ecco, un amico che stimo profondamente, quindi sono anche emozionata ad averla accanto. Ho letto con molta passione la sua poetica e l'ho trovata
davvero unica nel suo genere. E la nostra rubrica, La Musa del Mese, nasce con l'obiettivo di dedicare uno spazio specifico alla poesia contemporanea, per far sì che arrivi ad un pubblico sempre più vasto e non solo quello di nicchia, degli addetti ai lavori. Parliamo dell'ultima opera di Pino Vetromile, napoletano, svolge la sua attività dal 1980 a Santa Anastasia, è l'ideatore, nonché quindi anche il coordinatore responsabile del circolo letterario anastasiano. È in giuria a diversi concorsi, è lui stesso vincitore di diversi concorsi di poesia e narrativa, ha scritto più di 20 libri di poesia. Chi è presente qui oggi lo conosce probabilmente anche da più tempo di me, e quindi tutto questo già ne è conoscenza, ne parlo per chi ci segue da casa, perché ovviamente La Musa del Mese continua in presenza e online, non deve mai mancare questo dialogo con chi non riesce a raggiungerci. Ma parliamo della proprietà dell'attesa, e lo facciamo con la voce di Melania Mollo, e la prima poesia che apre la silloge è proprio Proprietà dell'attesa. Dei frati domenicani, unico languore ancora in essere e unico rimpianto, perciò attendo l'altro domani, dopo il fuoco dal vulcano, forse verrà di nuovo e noi ancora saremo inermi. In abbandono. E allora qui c'è una proprietà transitiva dell'attesa. Se attendere è amare, amare è vivere, e quindi vivere è aspettare. Tutta la silloge è divisa in 5 parti, che corrispondono a 5 fasi della nostra vita, secondo Giuseppe Vetromile. La prima parte che abbiamo quindi iniziato è proprio quella dei prologhi. Giuseppe, arrivo subito con una domanda e ti chiedo: quanto c'è di tuo nella proprietà dell'attesa? Allora, un attimo soltanto, perché noi dobbiamo rispettare sempre le norme di sicurezza e lo facciamo così. Allora, buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per la vostra presenza e siamo qui all'aperto e quindi siamo abbastanza tranquilli. Non mi voglio dilungare, voglio intanto ringraziare, un piccolo preambolo chiaramente doveroso, volevo ringraziare Cinzia Caputo e Gloria Vocaturo per... Cinzia Martone, chiedo scusa, sto anche un po' con il pallone, la prima volta dopo parecchio tempo, sì. E quindi le ringrazio per questa ospitalità che mi danno qui, ma io ci sto. Proprietà dell'attesa è un libro che ho meditato già da un anno, già da più di un anno, ed è sì, in effetti sono principalmente coinvolto, perché la poesia comunque è uno stato personale,
in cui uno ci si rivede e quindi riesce in qualche modo ad attingere dal proprio pensiero, dalla propria anima, per poter poi esprimere un concetto che possa essere buono e valido per tutti, cioè che possa essere universalizzato. Ho pensato, ho progettato questo libro, si può proprio dire così, perché in effetti ho ritrovato diverse poesie. La mia tematica, la mia poesia è generalmente riflessiva, per cui mi pongo sempre delle domande, e ho trovato delle poesie che potevano, perché per creare un libro, un volume che possa significare qualcosa, bisognava comunque mettere insieme un itinerario, un percorso dotato di un certo collegamento interno, l'attesa e quindi il tempo e quindi questa aspettativa che noi tutti abbiamo e che principalmente, perciò se ne sono coinvolto in prima persona, chiaramente entra in questo anche la fisicità, la materialità, la corposità, diciamo, la corporeità dell'autore, perché chiaramente la poesia, insomma, viene espressa in base anche allo stato d'animo che l'autore attraversa in quel momento. Io l'ho scritto queste poesie in un'età, diciamo, non giovanile, per cui faccio delle riflessioni. Il libro appunto è suddiviso in cinque sezioni, sezioni che rappresentano appunto i vari stadi, i vari aspetti, i vari ambiti in cui la persona, l'autore, cioè sottoscritto anche immedesimandomi anche con la vita di tutti, si pone. Sono gli interrogativi, quindi in effetti il tempo viene considerato una dimensione che scorre e che però deve essere in qualche modo interiorizzata, e bisogna dargli un senso. Il tempo, purtroppo noi non abbiamo nessuna gestione sul tempo. Come dicevo in altre occasioni, abbiamo delle simmetrie spaziali, cioè praticamente io posso andare da un luogo all'altro e viceversa tornare, ma la simmetria temporale non esiste. Là purtroppo bisogna per forza considerare che il tempo praticamente è un qualche cosa in cui noi siamo immersi e dobbiamo per forza comunque attraversarlo. Quello che si può fare è cercare di trovare un senso a queste attese, a questo tempo che scorre ineluttabilmente, e quindi cercare, insomma, tutti gli aspetti possibili, cioè praticamente in alcuni casi attendere un qualche cosa che tu immagini che possa accadere, quindi qualcosa di bello. E quindi pensi che sia un viaggio nel tempo e nell'illusione? L'illusione, sì, in effetti quello che è importante è creare qualche cosa adesso. L'illusione, illudere, è un gioco, come si diceva in altre occasioni, è un gioco, mettersi in gioco, praticamente non è possibile stare fermi, quindi illudersi nel senso positivo e cercare comunque di creare qualche cosa, per esempio l'amore, per esempio l'amicizia, per esempio condividere insieme dei momenti, come questo anche. Quindi sì. Allora io passerei ad un'altra parte del libro, quindi dando la voce alle poesie di Giuseppe con Melania Mollo e la prossima lettura. Aspettiamo che finisca un attimo la campana. La campana di mezzogiorno. Thank you.
pagina 33. Sono rimasto attaccato a un amore muto, scritto sul quaderno del cielo. Queste cose non dovevo saperle prima che si sfacciasse il quaderno del cielo. Eppure, c'era scritto chiaro tutto quanto. C'era registrato persino il disegno di mio padre, arabescato in controluce tra un pentagramma e l'altro del suo clarino. Tutto poteva essere riletto senza dramma e l'esistenza si sarebbe sciolta nel mito di una lettera. Al principio era Dio Alfa, solo Dio Alfa e null'altro. Ma ora che abbiamo riempito i righi del quaderno del cielo con sgorbi offuscati da lampioni artificiali e svolazzi, inutili grigiori sgargianti che si avviluppano ai palazzi d'oro. Ora che Babele è sovrana e la lingua della vita ritrae dietro l'ugola del forsennato, ho terminato questo addio sull'orlo della scrivania e cade giù dentro il cassetto degli sfrangiati ricordi insieme all'effigie di mio padre vecchio. E non trovo più l'angolo, il riposo, il tempo. Ammorbidito come ovatta scialba e insensata, chiuso nel mobile dell'anticamera come un trapassato cappotto fuori moda, appeso al tempo eterno, sono rimasto così, senza più parole in tasca, attaccato ad un amore muto, scritto alla fine di quel logoro quaderno di cielo. Grazie Melania. È questa la fase delle aspettative in cui tu, Pino, paragoni l'attesa alla casa, fatta di amaro e speranza. Ora mi viene da chiederti quanto contribuisce la poesia nell'attesa, cioè all'attesa, quanto può contribuire la poesia? Beh, questa è una domanda un poco pericolosa, perché in effetti partiamo da un presupposto: con la poesia si può affrontare qualsiasi cosa, quindi di conseguenza anche il tempo, l'attesa, questioni filosofiche, questioni che riguardano anche la fisicità della quotidianità, delle cose di tutti i giorni. Il poeta, mi permetto di osservare, di confermare che è un individuo, è una persona che riesce forse a soffermarsi ancora meglio rispetto all'uomo comune, diciamo così, ma non voglio offendere nessuno, sulle cose di tutti i giorni e cercare di guardare oltre la filigrana che esiste nei panorami, nei luoghi, nei paesaggi e negli stati d'animo, eccetera, quindi di soffermarsi e andare oltre, perché chiaramente ognuno di noi ha i suoi impegni e quindi è sottoposto ed è con la testa tra le nuvole, non sicura delle cose del mondo, del vivere quotidiano, anzi io penso che sia proprio così, tutto il contrario, magari è più sensibile, riesce a vedere meglio, a soffermarsi, perché c'ha quel talento in più che, in base al quale riesce a indagare meglio in se stesso e quindi poi esprime non limitandosi solo alla descrizione di quello che ha visto, ma cercando di andare al di là, perché in poesia, insomma, la poesia non è una mera trasposizione di quello che tu vedi esternamente, ma deve essere un qualche cosa che va oltre, che debba dare delle indicazioni altre, bisogna che comunque la poesia sia ti lasci sempre un dubbio, un qualche cosa
un segreto, come diceva giustamente anche Uncaretti, un segreto interiore che tu poi devi sviluppare, devi sapere sviluppare, oppure il famoso fanciullino per Pascoli, l'ingenuità, ma un'ingenuità, una schiettezza più che altro che ingenuità, una capacità di vedere veramente il senso delle cose. Quindi l'attesa è comunque è esprimibile in poesia, come è esprimibile il tempo, come è esprimibile anche il sentimento, come è esprimibile anche la descrizione del volo di una rondine, di un colombo, ma la poesia, cioè, non deve essere soltanto, ripeto, descrittiva. Io posso scrivere un bellissimo verso in cui descrivo il volo di un colombo, ma deve esserci comunque qualche cosa più in profondità, cioè quel colombo deve essere un simbolo, deve essere una metafora di qualche cosa di più ampio, altrimenti basterebbe soltanto una descrizione didascalica e basta. Bene, quindi è chiaro che c'è poesia nell'attesa, ce l'ha dimostrato prima, e mi verrebbe di riflettere proprio sul titolo di questa raccolta, Proprietà dell'attesa, quindi non solo proprietà, quindi caratteristiche che Pino ha un po' sviluppato lungo il corso del tempo, perché raccogliendo poesie scritte nel tempo ha, come dire, ha unito anche l'evolversi temporale della sua concezione dell'attesa, ma proprietà significa anche qualcosa che appartiene fondamentalmente all'essere umano. Non possiamo, diciamo, eliminare l'attesa dalle nostre vite in qualunque forma essa abbia, e quindi io ti chiedo: c'è differenza tra il Pino uomo e il Pino poeta rispetto all'attesa? Grazie. No, non c'è nessuna differenza, perché io mi identifico il Pino poeta, è praticamente la cosa imprescindibile, perché non è possibile scindere le due caratteristiche. Sono poeta, non so se... sono poeta, così, cioè mi sento poeta sicuramente, lo posso affermare con tranquillità, perché non parlo chiaramente di qualità, di altezze elevate, però comunque mi sento poeta, e quindi lo posso affermare tranquillamente, e ogni gesto che compio, in famiglia, anche con gli amici, diciamo, anche nello scrivere, nel fare le mie cose, mi identifico come poeta, lo faccio come poeta, con la sensibilità del poeta, perché ormai è una caratteristica che insita in me e che quindi porto volentieri, finché ci sarà la poesia. Chiaramente poi è tutto poi legato purtroppo alla fisicità, alla materialità del corpo, perché la mente comunque, per quanto possa essere svincolata dalla parte fisica, comunque è condizionata dall'età, dal tempo, insomma. Certamente 40 anni fa, 50 anni fa, quando ho cominciato a scrivere le mie prime poesie, insomma, poesie erano diverse, esprimevo tutt'altre cose rispetto alle poesie che scrivo adesso. Chiaramente è tutto legato all'evolversi della persona, sia fisicamente, sia mentalmente e sia emotivamente, chiaro. Però quello che è importante è la tecnica, cioè praticamente, cioè, chiamiamola tecnica, però sorge spontaneo sempre l'idea di l'impeto, diciamo, di voler scrivere poesie, però poi chiaramente bisogna poi organizzarsi e cercare poi anche l'aspetto tecnico, che ha la sua importanza, l'aspetto strutturale della poesia, eccetera. Quello è un lavoro che poi viene successivamente, però lo faccio volentieri, come faccio volentieri anche lavori di poesia anche per gli altri, nel senso che una volta che adesso sto... Vabbè, magari questo può essere un argomento successivo, no?
Allora, io passo la parola a Melania per un'altra lettura, così ci addentriamo nella nostra proprietà dell'attesa. Intanto sono illuminata dal sole. Sono rimasto qui solo per un'idea. Interrompetemi questo cigolare della sedia vecchia, che io sto a guardare indietro ancora per un millennio. Le foglie che non cadono d'autunno, né mai strappate, da alberi, da negrieri approfittatori del verde. E come la speranza s'adagia all'imbrunire, io mi soffermo sul chi va là, ai ladri sulla porta di casa che ti derubano pure del rispetto. Interrompetemi questo vociare aspro e stridente degli energumeni sotto i porticati, in bilico tra un ego a tutti i costi e un plagiato benessere tratto da frutti impropri. Io sto con le cavallette e con i ragni, con le cicale e le formiche, e poi anche col fischio del treno in lontananza, con le nubi improvvise che non hanno timore di precipitare sul volto scialbo della terra. Le uniche rimaste libere nel cielo di nessuno e di tutti. Io sto con nessun amore di comodo, sto neanche con me stesso, che mi riconosco apocrifo e sbandato. Sdrucciolato su questo pavimento umido di pianto, senza luce e senza ombra. Io vado ora da nessuna parte, che nessuna parte c'è più da visitare. Sono rimasto qui, solo per un'idea. E non interrompetemi più, fino alla prossima chimera. È questa la fase della indeterminazione, Pino. Tu dici, aspettate, mi sto litigando col tuo corpo. Allora, dicevo, è questa la fase della indeterminazione. Ci addentriamo e parli di apocrifo e sbandato, quindi in una posizione statica. Nessuna parte c'è più da visitare, ma comunque c'è nell'attesa una chimera, perché concludi dicendo fino alla prossima chimera. Quindi è una sorta di speranza. Speranza di cosa? La speranza è sempre l'ultima a morire, non lo dico io. Sì, la speranza. Sì, in effetti c'è questa consapevolezza di un limite irraggiungibile, asintotico quasi. Però comunque bisogna mettersi sempre in cammino e bisogna sempre sperare un'altra chimera, un'altra utopia, un'altra situazione che possa comunque dare un senso, insomma, all'esistenza. Sarà, diciamo, la speranza della risurrezione cristiana, sarà la speranza di un mondo migliore. Il fatto sta che comunque al momento, insomma, c'è la consapevolezza di essere un po' limitato, suddiviso in varie parti, insomma, uso quel vocabolo, quel termine apocrifo, come se volessi dire che sono praticamente non genuino, non veritiero, ma soltanto una copia, diciamo, di scritta di me stesso. E comunque questo serve comunque a cercare di fare uno sforzo e cercare comunque una possibile aspettativa futura. Intanto c'è la sofferenza, e nello stesso tempo c'è la gioia, è quasi frammista, insomma, la gioia alla sofferenza, è quasi un double face, come si dice, praticamente
la consapevolezza della caducità delle cose, ma nello stesso tempo la consapevolezza di poter trovare qualcosa di ineffabile ai confini. E perciò spero che ci sia la prossima chimera, intanto illudiamoci. Possiamo dire che la poesia è un elemento salvifico anche in questa fase di indeterminazione? No, non direi salvifico, perché la poesia sì, può essere in qualche occasione può essere un toccasana, può essere anche salvifica, ma in che senso? La poesia non serve a granché, serve soltanto, non ha una grande utilità. La poesia è qualche cosa che ti nasce dentro e che è un'arte letteraria, un genere letterario che comunque ti dà la possibilità di creare qualche cosa. È come lo scultore crea l'opera d'arte, come il musicista crea la sua musica, il poeta utilizza le parole per creare e proporre qualcosa. Ma non deve essere per forza salvifico, secondo me, insomma, nell'ottica nell'ottica dell'attesa, allora, può essere vista come... Sì, perché non è che io scrivo perché ho bisogno, molti dicono vabbè io non posso fare a meno di scrivere, vabbè, non è corto, c'è anche un atto di volontà, insomma, non sempre succede, però per quanto riguarda l'attesa l'ho affrontata in modo poetico, magari uno scultore l'avrebbe affrontata con la sua arte diversa, insomma, sì. Mi sento realizzato, questo sì, mi sento realizzato, ma sempre, comunque c'è anche questo nella poesia, almeno forse nell'arte in genere, non si è mai soddisfatti, cioè voglio dire, sì, sono contento di aver scritto questo libro, sono contento di scrivere poesie, sono contento di essere poeta, ma non sono mai soddisfatto. Dovessi prendere in mano un'altra volta queste poesie, io le rifarei da capo, ma le cambierei ancora, perché la poesia è sempre evoluzione, è sempre evolutiva, quindi c'è questo di bello, quindi da questo punto di vista posso dire sì, sono salvifiche, perché ti danno la possibilità di lavorare continuamente, finché poi non fai il libro, allora poi ti devi arrendere. A voi la parola. In effetti sì, hai ragione, perché l'arte è tensione sempre in avanti. L'artista non può mai essere soddisfatto e pensare di aver raggiunto un punto finale. Guarda sempre avanti, guarda sempre a qualcosa di nuovo e soprattutto aspetta di dar voce a quella che è la sua vena ispirativa. Io però ti volevo chiedere un'altra cosa, perché leggendo le tue poesie ovviamente sono rimasta colpita da tante cose. Una cosa che mi ha colpito è questa. Ovviamente l'attesa è la protagonista di tutte le poesie, però sullo sfondo, quasi relegati nell'ombra delle stanze, delle case, quindi al chiuso, nei condomini c'è la presenza dell'uomo, dell'individuo. Mi spieghi un attimo se c'è un senso in questo, se c'è qualcosa che si può cogliere in questa presenza un po' di contorno. Allora, vedo l'umanità chiusa nelle stanze, non per causa del Covid, ma perché comunque si ritrae sempre, insomma, per meditare, per cercarsi. Più che altro no, non c'è un uomo, cioè ci sono io nelle stanze, ci sto io, c'è tutta l'umanità, c'è tutta la paura, c'è tutto il timore e nello stesso tempo c'è la speranza. C'è l'attesa appunto di poter un po', una volta finalmente aprire i condomini cosiddetti, perché poi io uso
dei termini particolari proprio per riferirmi alla quotidianità, all'usualità del fatto contingente, diciamo, quindi caseggiato, il condominio, la stanza, il parco giù, chiaramente sono tutte figure simboliche, tutte metafore di uno stato d'animo particolare, e quindi sì, non so. I poeti non hanno più l'orologio al polso, misurano il tempo con le parole e quando viene la sera scrivono fine alla finestra, aspettando che l'ultima persiana di rimpetto si abbassi con un rumore ovattato, nascondendo l'anima e i pensieri sotto le coperte. I poeti non sanno che farsene del tempo, né della morte, che quella si attacca all'armadio sopra una gruccia a modo d'abito smesso, profumato di naftalina. Semmai servirà il giorno promesso, quando le parole resusciteranno in 3D, leggi tridimensionali, e voleranno nel cielo secondo l'estro di Dio, a formare nuovi palazzi e nuove teorie. I poeti non hanno i giorni, né i metri, non valutano niente, nessuno spazio e nessuno intervallo. Stanno invece come gli pare, al di fuori delle bacheche e degli orari. E sui muri delle case dipingono armonie. E poi, quando viene la notte, non dormono mai, ma sognano sempre. I poeti non hanno carne e non hanno pelle. Solo dovunque ci sia un palpito da raccontare, dove ci sia una pena da usare, e sono un tutt'uno di nuvola e cuore. Non hanno vestiti i poeti, ma si vestono della loro verità. Noi poeti andiamo spesso sulla luna a depositargli i misteri, le domande, le carezze, i fiori, i baci mai dati, la vita che qui sempre langua e smuore, 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 e che nessuno ne sa. Approdiamo con questa poesia ai traguardi, alla fase dei traguardi. E io la vorrei dedicare a tutti i poeti presenti, a tutti i sognatori, a tutti coloro che si sono resi conto che il tempo non esiste e che non si vogliono più fare imbrogliare dal tempo. Mi è piaciuta moltissimo, la trovo assolutamente diversa dalle altre. Quindi ti chiedo, cosa sono i traguardi per il poeta Vetromile? Esorcizzare l'attesa, in qualche modo confutarla e superarla con la poesia. Insomma, i traguardi sono, almeno per quanto mi riguarda, insomma, sono queste nuove prospettive che si aprono continuamente nel cercare appunto un senso da dare alla vita e alla quotidianità. È la parte finale, diciamo, del libro, perché comunque c'è la consapevolezza, come dicevo, del tempo che non si può gestire, si può gestire e proprio va gestito in questo modo qui, cioè praticamente cercando di non tenerne conto, di bypassarlo, come si dice adesso tecnicamente, proprio perché non c'è la possibilità di manipolarlo. E noi niente, perché sono convinto che la persona, l'essere umano,
è nel tempo, però non fa parte del tempo, cioè praticamente è al di fuori, quindi la spiritualità comunque è qualche cosa che adesso non affrontare altri discorsi che andrebbero oltre. Comunque i traguardi ci devono essere sempre, e in poesia spero comunque di avere ancora dei traguardi ottimali, perché la ricerca comunque non potrà mai terminare. Come dicevo prima, non sono mai soddisfatto, il poeta non è mai soddisfatto, l'artista non è mai soddisfatto, per cui, e questo è un bene, perché si cerca sempre, una volta appurato, una volta constatato che poveri noi abbiamo questo talento, diciamo così, e bisogna metterlo chi più che meno, bisogna comunque metterlo a servizio di se stessi e degli altri, e quindi di andare avanti. Sarà, poi vedremo, non lo so. Allora, io ho una domanda per lui, però no, per niente, non per niente che chiama, però vorrei sapere se qualcuno del pubblico o qualcuno magari anche da casa che sta scrivendo vuole fare una domanda al nostro Pino relativamente diciamo alla sua carriera, relativamente alla sua attività letteraria, tutto quello che fa, perché lo fa. Invito quindi chi vuole fare una domanda a farsi avanti. Adesso mai più. O adesso o mai più. Vai. Allora, io riprendo anche una richiesta da casa riguardo il commento fatto prima sull'importanza della poesia come attività salvifica, come potere salvifico nei confronti dell'uomo. E l'autore invece non sembrava d'accordo. Allora da casa chiedono, quindi quando si dice la bellezza salverà il mondo è qualcosa di è una frase sterile che lascia il tempo che trova. No, non è un'altra cosa, la bellezza salverà il mondo, quello che devo mettere io, perché praticamente ah no, ne sono convinto anch'io, questa è un'altra cosa, cioè la bellezza salverà il mondo, nel senso che comunque bisogna comunque, allora, l'umanità va sempre avanti, va sempre in cammino, procede sempre, attraversa il Nilo, vuole raggiungere la nuova Gerusalemme, i viaggi ci saranno sempre, e nonostante le brutture, nonostante le inequizie, le guerre, i conflitti locali o globali, nonostante la superficialità, la cattiveria, l'egoismo eccetera, l'umanità andrà sempre avanti. E che cosa salverà l'umanità? Salverà l'arte, la creatività dell'uomo, e la creatività dell'uomo che non deve essere mai compressa né soppressa. Chiaramente noi abbiamo tanti esempi, insomma, di arte che comunque è stata sempre, magari in certe occasioni è stata vilipesa, è stata calpestata, eccetera. La possibilità di esprimere l'arte, di fare e di esprimere l'arte in tutte le sue manifestazioni. Parliamo di poesia, i poeti a volte sono stati grandi, diciamo, non dico martiri, ma comunque, insomma, hanno sempre dato un motivo in più per poter sperare un futuro migliore. Se muore l'arte, se muore la creatività, l'uomo è finito, diventa un automo, diventa un robot, diventa un meccanico, della vita, insomma, in questo senso va bene, sì. Però io intendevo un'altra cosa, cioè la poesia è salvifica dal punto di vista generale, ma dal punto di vista, insomma, cioè non è che io mi salvo scrivendo poesia, insomma, io sono contento di scrivere, ma non è che, non lo so, forse diciamo, è un po' difficile esprimere questo concetto per me. Per me è un'attività quasi indispensabile, non ne posso fare a meno, ma comunque non è che è salvifico, non è che mi salverà dalla morte o mi salverà da chissà che cosa. È una cosa bella, sì, certo, però ineluttabilmente comunque dovrò finire anch'io. Spero che poi gli altri si ricorderanno di me, mi intitoleranno una strada, qualche cosa, che lo so. No, per dire, scherzi a parte, però in effetti
è un po' contrastante questa cosa. Vabbè. Un'altra domanda da casa, scusatemi, quanto l'autore scrive per se stesso e quanto per gli altri? Questa è la classica domanda che fanno un po' tutti. È chiaro che l'autore scrive intanto per se stesso e poi se questo prodotto, questa cosa che scrive può essere di utilità agli altri, non lo so, poi è una questione che riguarda gli altri, non me. Io non scrivo per comunicare agli altri, diciamo, dare agli altri delle indicazioni, io esprimo. È la stessa cosa che succede anche nelle altre espressioni artistiche. Uno scultore, non so, compone una scultura e la dona al pubblico, poi insomma, intanto ha realizzato, ha creato qualcosa, ha manipolato la materia, creando qualcosa di nuovo. Così la poesia e la letteratura in genere, manipolando le parole, si crea qualcosa che possa essere utile agli altri, va bene, ma intanto è un'esigenza interiore, è uno studio interiore, una ricerca interiore. C'è un'altra domanda? Ma innanzitutto grazie, perché veramente sono state fino ad ora bellissime le poesie, innanzitutto, quindi è fatto bellissimo a comprare il libro per poterle leggere insieme, è veramente bellissimo. E poi mi è piaciuto, due piccole cose, mi è piaciuto la tua definizione piuttosto che definirti io sono poeta, mi è piaciuto quando hai detto mi sento poeta, questo aspetto l'ho trovato molto illuminante dell'essere in poesia, e volevo sapere qual era per te la differenza che c'è tra sentirsi mi sento poeta o sono poeta, e poi hai fatto riferimento alla tecnica. In genere in tutto questo confronto col poeta, questo aspetto non viene molto, è sempre un aspetto abbassato. Ecco, vorrei sapere qualcosa in più della tua tecnica che rende così belle le tue poesie. Allora, ti ringrazio. No, vabbè, io mi sento poeta, ma insomma, cioè io non voglio essere categorizzato, insomma, quella è una categoria, vabbè, un marchio, tu sei poeta, tu sei scrittore, tu sei... Ma io insomma, intanto sono Pino Vetronile per tutti, poi scrivo delle poesie, faccio delle cose, e quindi mi sento un po' diverso, voglio dire, c'ho questa cosa che scrivo così, insomma, scrivo... Metto insieme le parole e quindi torniamo alla tecnica. La poesia non si sa, insomma, è un qualche cosa che, di particolare, che mette insieme delle frasi, delle parole, ma chiaramente non è l'andare a capo che determina la poesia. Prima, vabbè, io per esempio non uso metrica, non uso quindi il ritmo che devo attribuire al comunque, perché poi ci sono diverse caratteristiche, la poesia deve comunque contenere un certo, deve avere un certo andamento, un certo ritmo, una certa musicalità, deve impressionare, deve cogliere nel segno, deve andare in profondità direttamente e bypassare magari la parte razionale del lettore o di colui che sta ascoltando, perché deve andare a colpire la sfera emozionale. E per fare questo, chiaramente io non mi posso limitare a fare un racconto che può essere godibile fin quando vuoi, ma insomma rimane lì. La poesia è qualcosa di più sublime, di più alto, perché nello stesso tempo, con lo spessore dei termini, delle parole, ti deve indicare, ti deve dare l'impressione di accendere in te qualcosa di altro e di oltre. Al significato in Dio. Quindi chiaramente hanno importanza, io che praticamente non uso la metrica, devo dare importanza alla misura del verso, che poi di per sé automaticamente viene fuori un endecasillabo, un settenario, e quasi magari può essere anche automatico, però è importante questo, calibrare bene il verso, mettere le pause quando ci vogliono, quando ritieni opportuno che ci sia bisogno delle pause, anche gli spazi, nella poesia tutto ha importanza,
dal carattere della lettera al tipo di lettera, al corsivo. Se tu metti in corsivo un verso può significare qualche cosa, se tu metti tra parentesi un verso può significare un'altra cosa. Sono tutte sottigliezze, sono tecniche che solo con la frequentazione della poesia, è che sono tutte cose originali tue. Io per esempio non uso, cerco di fare almeno la punteggiatura, c'è chi inizia il verso senza mettere la maiuscola, oppure non lo so, c'è qualcun altro che usa tutte lettere maiuscole, che ben vengono, però devono avere un loro significato ben preciso, e questo fa parte della tecnica, del lavoro che tu devi fare su quello che hai, cioè praticamente l'illuminazione viene con un'immagine, con una prima sensazione, un qualche cosa che ti risuona dentro e che poi ti fa formare il primo verso, ma poi tutto il seguito è un lavoro che devi fare, devi capire che cosa volevi dire, che cosa volevi scrivere, e questo è poi il discorso. Forse questa l'unica ragione di questa attesa infinita di una vita. Ti lascerò le mie rovine nel cassetto della scrivania, in un angolo ben visibile ma discreto, perché tu le possa cantare in un giorno di sole, quando la mia alba si sarà fatta inutile e gli altri andranno avanti sulla strada abbandonandomi indietro come inutile penombra. Sarai forse tu la mia speranza e la mia fede, un sorriso che si fa eterno nel domani, che mi preparo già adesso, qui, su questo ripiano sconsolato. Amore, che senso ha la mia poesia, se non questo disperato ardore che io ti viva dentro, come memoria di una probabile esistenza? Mi canterai dunque, in un giorno di sole, dimmi, forse questa è l'unica ragione di questa attesa infinita di una vita. E non si può chiudere la nostra silloge con questa poesia. Che ci dirà Giuseppe poi che significato ha. E mi piace immaginare proprietà dell'attesa come un percorso con delle stazioni, e questa che abbiamo letto è una poesia che fa parte dell'ultima stazione di proprietà dell'attesa, assecondamenti, assuefazione. Fino adesso ci devi spiegare a chi è dedicata questa poesia. No, non ce lo dirà mai? No, non lo dico, perché in effetti è una mia immagine, una mia Beatrice nascosta, diciamo così, che ognuno di noi si immagina di avere la Donna Schermo o qualche altra immagine così a cui dedicare la propria vita, i propri sentimenti, la propria ricerca e la propria umanità, la propria spiritualità. C'è questo terrore, questa cosa terribile della fine, nonostante le chimere, nonostante le speranze di terminare, comunque di lasciare, almeno il tentativo di lasciare un'eredità spirituale e poetica a qualcuno, e quindi mi sono immaginato questa figura
questa figura a cui affidare i miei scritti e perpetuare in qualche modo fostolegnanamente, diciamo, la mia esistenza su questo terreno. Forse immodestamente, vabbè, chiaramente questo poi è lo scopo. Grazie a Dio, in questa cosa qua forse la poesia è salvifica, perché adesso non è che mi voglio ritrattare, però in questa cosa qua dà un conforto, dà una speranza. Che bella questa parola, speranza. C'è una domanda da parte di Gennaro Maria Guaccio, che ci aspettava. Però non abbiamo altre... Metto a distanza, va bene così, si sente qualcosa? Si sente qualcosa. Allora volevo ritornare un attimo su quel concetto che hai espresso, esemplificandolo pure, di anisotropia dello spazio e isotropia del tempo. Ma tutto sommato, dico io, già in fisica questo concetto è un po' variato, no? Relatività, insomma, tutto quello. Ma soprattutto direi poi invece a livello umano e a livello poetico, quando fai memoria delle cose successe, e la facciamo continuamente questa memoria, non significa andare automaticamente indietro nel tempo? In qualche modo direi di sì, e quindi anche il tempo diventa anisotropo. Viceversa, oserei ancora aggiungere, lo spazio, che a tutta prima è la percorribilità nei due versi, però noi non viviamo sulla superficie di una sfera e siamo vincolati a quella, e quindi è una falsa anisotropia, non è che possiamo andare chissà dove, ecco, oserei dire. Vabbè, mi fermo qui. Grazie Gennaro. Sì, in effetti, mi riferivo alla fisica classica, ma è chiaro che con la quantistica non possiamo più neanche dire questo, perché in effetti, però le leggi della termodinamica valgono sempre, per cui se faccio cadere il telefonino a terra si rompe e non potrà mai accadere il contrario, che dai frantumi possa ricostituirsi il telefono, e quindi c'è questa ineluttabilità di andare sempre avanti. Per quanto riguarda l'anisotropia dello spazio, sì, forse se consideriamo che siamo su una sfera, noi andiamo sempre avanti ma torniamo sempre indietro. E poi sì, riconsiderare le cose del passato fa bene pure, infatti io molto spesso, forse sarà l'età, mi ritrovo sempre con la testa in aria a sognare, tra virgolette, alcuni episodi della mia vita d'infanzia o anche piuttosto recente, quindi a riviverli di nuovo. Oltretutto sto scrivendo il mio memoriale con documentazioni varie, eccetera, con fotografie, e mi piace farlo, eccetera. Però è sempre un trucco questo, perché io quando mi riferivo a tornare indietro al tempo, è chiaramente una cosa assurda e impossibile quello di voler, come lo dicevo prima, in macchina. Sarebbe bello se potessi tornare ai 40 anni, ai 30 anni e ricominciare magari da capo certe cose, ovviamente lo dico soltanto per dire. Insomma, non è possibile, e allora scriviamo, andiamo avanti e illudiamoci e andiamo avanti. Hic et nunc. Ebbene, grazie. Cinzia, vuoi aggiungere qualcosa tu? Sì, giusto due parole. In effetti si sta parlando di tempo, di proiezione verso il futuro, di guardare al passato. In realtà l'attesa è proiezione verso il futuro, ma non possiamo fare a meno della memoria, perché è sulla memoria che fondiamo tutto quello che è il nostro guardare avanti, volente o nolente, in maniera consapevole e inconsapevole. E quindi credo che veramente nelle poesie di Pino ci sia tutto questo, una riflessione veramente su quelli che sono i fondamenti dell'esistenza, visti dagli occhi e con il cuore del poeta, che riesce a rendere tangibile l'intangibile. Perché spesso condividiamo le poesie, le condividiamo su Facebook, ce le appuntiamo? Perché talvolta abbiamo qualcosa dentro ma non abbiamo gli strumenti per poter tirare fuori
ed esprimere sia davanti ai nostri occhi che davanti agli occhi degli altri quello che proviamo. Il poeta è questo, riesce a farlo con il cuore, con la tecnica, e quindi bene così. E raggiunge quindi l'obiettivo, che è quello di comunicare agli altri magari qualcosa che gli altri non riescono neanche a sapere esprimere in qualche modo. Io vi ringrazio Melania Mollo. Ah, c'è un'altra, chiedo scusa, non l'avevo vista. È un po' una risposta a quello che è stato detto prima a proposito dell'anisotropia. In fondo si vince l'anisotropia con la produzione artistica grazie alla capacità di produrre emozioni, questo lo diceva anche Lucio Battisti, e grazie a questa capacità di emozionare ogni produzione artistica resta originale e unica e resta anche nell'eternità, cioè crea eternità. Grazie mille, grazie. Allora, quindi dicevamo, grazie alla signora che ha fatto questo appunto. Chiudiamo ringraziando i presenti e salutando chi è a casa che ci sta seguendo. Melania Mollo alla mia destra, Pino Vetromile, Giuseppe Vetromile con Proprietà dell'Attesa. Ringrazio Cinzia Martone e il nostro Andrea Senzari, è musicista eccellente, devo dire. Grazie a tutti quanti voi. Ricordiamo Proprietà dell'Attesa. Al prossimo appuntamento della Musa del Mese, il 27 giugno, con Vincenzo Crosio. Una buona domenica a tutti quanti.